fare? Vuoi uccidere l'animale della giungla? Ma no, zuccherino, lo dobbiamo catturare vivo. Questa siringa è riempita con un potente tranquillante. Non lo ucciderà, lo farà solo addormentare. Allora noi lo prenderemo. Non sarebbe molto più semplice trovare un animale già domesticato? Voglio riprendere a girare il mio film adesso. Ho l'impressione che tu non abbia capito bene. Quell'animale non può essere rimpiazzato con un altro animale. Tu sì, invece. Tu puoi essere rimpiazzata con chiunque. Ricordatelo. Di svegliarsi. Guarda cosa ho trovato. Non sono carini? Mi sento prudere. Credo che ci siano le pulci qui. Non lo sapevi? I tassi hanno sempre le pulci. Dovremo sopportarle. Non ci riesco, mi fanno impazzire. Senti, io me ne vado, eh? Oh, Ugo, adesso che ho reso la tana così accogliente. Che razza di banane sono queste? Svegliati! È successo qualcosa di terribile! Si può sapere che succede? Perché stai urlando? Gli alberi stanno male. Stanno perdendo tutte le foglie. Il freddo li sta uccidendo. Sta arrivando l'autunno. Tutto qui. Guarda tu stessa. Gli alberi stanno morendo. Non avrò più un posto in cui nascondermi. E presto morirò anch'io. Certo, morirò per il freddo e la fame. E tu ridi di me. Forse mi converrebbe farmi catturare. Almeno avrei da mangiare e un posto caldo in cui dormire. Ah, oh, per favore, abbi la decenza di tacere. Pensi solo a te stesso. Forse potrebbero usare anche te nel film. Credi che abbia voglia di diventare un animaletto addomesticato che dà spettacolo a degli esseri umani? Hai sentito? Hai sentito come mi brontola lo stomaco per la fame? Non ha mai brontolato così forte. Forse sto per morire. Dovresti vergognarti. Ma sì, torna pure al tuo stupido film. Non me ne importa niente. Ma Rita... Lasciami in pace. Torna dalla tua attrice canina, visto che qui hai paura di morire. Vattene da me. Su, andiamo, Rita. Dici così perché... Io ci avevo creduto in questa storia. Addio. Sei proprio una volpe cattiva, davvero.